Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi siamo qui per parlare di un argomento molto caldo in questi ultimi giorni, appunto perché è terminato il campionato e purtroppo non posso dire campione d'Italia io, però il Milan può dirlo, ok? E in pratica possiamo dire che questo campionato per l'Inter è una delusione? Io non lo direi perché diciamo comunque in Champions abbiamo giocato bene, abbiamo fatto il possibile. E in confronto si può dire, il Milan non ha fatto abbastanza in Champions, ma aveva un girone abbastanza difficile. E poi abbiamo proseguito in Coppa Italia, abbiamo comunque vinto la Supercoppa, abbiamo vinto la Coppa Italia. Peccato solo, mancava solo lo scudetto. Ok, forse il Milan se lo meritava di più, ma se andiamo a analizzare anche, diciamo, le statistiche in generale, Milan non ha tutti i dati ha molti dati contro. L'Inter invece ha, diciamo, la rosa, secondo me, più forte del campionato, ma con i dati migliori comunque, con più gol, non con meno gol, ma con più gol. E comunque qui l'Inter forse si meritava un po' di più. Del solo secondo posto, sì, definire delusione questo non mi sembra giusto perché comunque Inzaghi è appena arrivato. Vediamo la prima stagione di Conte, non avevamo vinto niente, neanche la Coppa Italia. E invece qui con Inzaghi si è arrivati secondi, come nella prima stagione di Conte, e però siamo arrivati, abbiamo vinto la Coppa Italia, abbiamo vinto la Supercoppa. Ok, forse se il campionato era molto meglio della Supercoppa e della Coppa Italia, ma vabbè, comunque ci sono un sacco di giocatori che, vabbè, qui si possono vedere, ma tipo giocatori che vorrei bruciare, no, questa è una formazione, diciamo, del tempo di tutti i giocatori che vorrei aver tenuto. Lukaku io l'avrei tenuto tutta la vita, ho fatto un po' di mercato, ho tenuto Eriksen. Diciamo, questa è una Inter che mi piacerebbe avere, vabbè, tranne De Sciglio che l'ho preso per il meme, vabbè. E un po' di giocatori comunque giovani che ho comprato. Questa è la Inter perfetta attualmente che mi piacerebbe avere, perché sicuramente avere Onana, avere Lukaku magari, avere Eriksen, che ne so, avere un Laporte, avere un giovane come Kucha, che ho trovato su FIFA 19, un giovanissimo, non so se adesso fa carriera. Vabbè, c'ho anche Bastoni che però è un sostante, c'ho Marco, D'Ambrosio, c'ho tutti. Ma perché l'Inter non ha vinto? Perché ragazzi, io devo dirlo adesso, perché Dzeko non è Lukaku. Allora, per dire, Dzeko ha fatto una buona stagione, 13 gol sono buonissimi, però Lukaku te ne faceva 20-25 e quindi ti cambiava il campionato. Ok, Lautaro ha fatto molti più gol, ne ha fatti 25, tipo l'anno scorso ne ha fatti 21, no, il primo anno ne ha fatti 21. E sì, sono 4 gol in più, che comunque hanno deciso molte partite. E infatti Lautaro è stato bravo, però Dzeko non è Lukaku, non ti fa più gol, serve un altro attaccante, tipo Scamacca, tipo Raspadori. Poi, se ragazzi, in un prossimo video, probabilmente tra qualche giorno, parlerò, diciamo, del mercato che farei dell'Inter attualmente. Ok, diciamo, per me non è una delusione questo campionato. Il Milan poteva non vincerlo come vincerlo, perché, diciamo, se lo meritava il Milan, ma se lo meritava anche l'Inter. Se avesse vinto la Juve e il Napoli, un po' più immeritato. Anche se avrei preferito ovviamente il Napoli che il Milan. Però va bene. Per questo video è tutto, vi ho spiegato brevemente cosa ne penso di questa sconfitta, che non è una sconfitta, che però abbiamo perso, diciamo, lo scudetto all'ultima giornata, ma secondo me l'avevamo già perso a Bologna col 2-1 che potevamo benissimo evitare. Va bene ragazzi, per questo video è tutto, lasciate like al video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdervi altri video. Ciao!